Allora, dottoressa, le conclusioni di questo grande giorno, un giorno fatto di un seminario importante che ha messo il focus sull'alimentazione e gli stili di vita per prevenire future patologie. È stata una giornata veramente intensa ed anche emozionante, perché oltre alle dotte relazioni che si sono avvicendate da questa mattina, abbiamo avuto anche delle testimonianze dirette di persone che hanno sulla loro pelle subito determinate patologie, e quindi questo ci ha ancora di più fatto capire come dobbiamo essere vicini non solo a noi cittadini tutti, quindi corretta alimentazione, prevenzione eccetera, ma anche batterci per far sì che i diritti soprattutto delle persone, come ho detto prima, che sono state meno fortunate di noi, abbiano un risultato positivo. Lei da sempre impegnata su questo fronte, soprattutto una donna abituata a passare dalle parole ai fatti, anche dopo questo seminario immagino ci saranno delle azioni che verranno intraprese nel 2018. Sì, abbiamo già in atto di fare un prosieguo di questi lavori per affrontare le tematiche nella loro interezza, però suddivise in due o addirittura tre giornate. Oggi è stato un flash complessivo per far capire come l'alimentazione, corretti stili di vita, la prevenzione possa giocare per noi una carta indispensabile per il nostro benessere, per la nostra salute, per il nostro futuro. Grazie. Abbiamo una grande responsabilità. Ecco, grazie a te. Benissimo. Se mangiate in eccesso, purtroppo è ipercalorica. Pertanto, veramente adottare il buon senso e adottare il senso del limite. Benissimo, la ringrazio. Bene.